Processo Mark Caltagirone, Perricciolo chiede lavori socialmente utili. Michelazzo. Sono innocente, si è svolta all'interno dell'aula 21 del Tribunale Penale di Roma, la prima udienza del procedimento a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per la vicenda del presunto finto Sebastian Caltagirone. Le due ex manager di Pamela Prati, ancora una volta, hanno scelto strade diverse. Mercoledì 1 febbraio, nell'aula 21 del Tribunale Penale di Roma, si è svolta la prima udienza relativa al procedimento a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per sostituzione di persona, processo scaturito dalla denuncia presentata dai genitori del bambino che sarebbe stato utilizzato per prestare il volto a Sebastian, figlio dell'insistente Mark Caltagirone diventato noto nell'ambito dell'ormai nota vicenda legata al finto matrimonio con Pamela Prati. In aula, oltre ai genitori del presunto finto Sebastian rappresentati dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, erano presenti Eliana Michelazzo e il suo avvocato, Raffaele Rivetti. Assente, invece, Pamela Perricciolo. Al suo posto solo l'avvocatessa Anna Beatrice Indiveri che la rappresenta. Pamela Perricciolo ha presentato richiesta di messa alla prova a udienza cominciata, l'avvocatessa di Pamela Perricciolo ha fatto presente di avere già depositato per la sua cliente una richiesta di messa alla prova. Si tratta di un istituto che consente all'imputato di un procedimento penale di ottenere una sospensione del processo a patto che l'imputato si renda disponibile a esercitare una prestazione, non retribuita, di pubblica utilità. Perricciolo si è resa disponibile a prestare servizio presso la Croce Verde di Fermo, nelle Marche. Il pubblico ministero si è opposto alla richiesta di messa alla prova e la giudice Paola Della Vecchia si è riservata di decidere, rinviando il processo a una nuova udienza fissata per il prossimo 11 settembre. L'avvocato del presunto finto Sebastian, con la messa alla prova, Perricciolo evita il processo, nell'udienza odierna, è stata manifestata la volontà di Pamela Perricciolo di ricorrere alla messa alla prova, istituto che le consente di rendersi disponibile a svolgere un lavoro socialmente utile, e contestualmente sospendere il procedimento, ha dichiarato Leonardo D'Erasmo, legale che rappresenta la famiglia del presunto finto Sebastian, costituitasi parte civile, Eliana Michelazzo. Sono innocente e vado avanti, non voglio sottrarmi al processo, Eliana Michelazzo ha dichiarato a Fanpage. It di non avere presentato alcuna richiesta perché convinta di poter dimostrare la sua innocenza.
e delle prime clamorose indiscrezioni circa l'inesistenza dell'uomo, Prati ammise a Verissimo di non averlo mai visto. Il processo scaturito da quel caso mediatico, ribattezzato Pratiful, è nato a partire dalla denuncia dei genitori di un minore, lo stesso che sarebbe stato utilizzato a sua insaputa per prestare il volto al finto Sebastian, figlio dell'inesistente Caltagirone.